Allora, noi abbiamo fatto tre amichevoli nel momento in cui io sto girando e sono state tre amichevoli ovviamente che tutti noi abbiamo avuto l'occasione di vedere, insomma, in questi giorni. Abbiamo visto, insomma, l'amichevole con il Chivas, abbiamo visto l'amichevole con il Barcellona, abbiamo visto quella con il Real Madrid, eccetera, eccetera. E abbiamo sempre avuto, sai, delle sensazioni, eccetera, eccetera. Però dopo queste tre amichevoli, bisogna rendersi conto che si entra in una parte della stagione un po' delicata, cioè, nel senso, adesso non è che io voglio allarmare qualcuno, però comunque sapete bene che adesso non si parla più di amichevoli, cioè le prossime gare saranno comunque gare ufficiali, saranno gare all'interno delle quali tu comunque dovrai giocare per fare punti, ragazzi, senza andare troppo. Quindi bisogna fare dei ragionamenti un po' particolari. Al momento, siamo ancora lontani dal mercato, senza il mercato è in corso, cioè, dal momento la rosa della Juventus com'è? Cioè, è una rosa che al momento può andare a competere con quello che vuole la dirigenza, oppure è una rosa che ha bisogno ancora di una sistemata all'interno del campo? Cerchiamo di capire un pochino quello che succede, perché c'è stato un incontro fra Allegri e la dirigenza della Juventus per discutere delle varie situazioni. Prima ovviamente di iniziare, come al solito, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Ovviamente, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati. Ovviamente, ragazzi, vi dico anche c'è la descrizione. E ovviamente, ragazzi, vi dico che c'è anche, ovviamente, OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio. Quindi iscrivetevi al canale, mettete like al video, date un'occhiata a OneFootball e se vi va, ovviamente, ragazzi, attivate la campanellina delle notifiche sempre per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando a questa cosa. E poi trovate anche il mio Instagram. Venite a seguire su Instagram. Quindi, poche cose, ragazzi. Sono quelle che io vi dico sempre, quindi iscrivetevi al canale, date like al video, campanellina, OneFootball e ovviamente Instagram. Allora, questo è un po' il discorso che abbiamo fatto noi quando c'erano gli europei che abbiamo vinto, no? Le squadre vanno costruite sicuramente in base allo spirito, quindi l'attaccamento, il gruppo, tutto, però vanno costruite pure con la tecnica, certo, quella è una nazionale, quindi non c'entra niente. Però è un po' il discorso che io vedo fare alla Juve. Cioè, quando io guardo la Juventus quest'anno, l'idea che mi faccio è di una squadra che all'interno del quale c'è un gruppo forte. Cioè, c'è questo spirito di squadra, questo attaccamento. C'è, ok? Forse non ancora enorme, però c'è un attaccamento, c'è un qualcosa che tu vedi. Però mancano ancora tante cose. Innanzitutto iniziamo la stagione sempre con i soliti discorsi. Cioè, problema fisico sempre. Vlahovic con la pubalgia. L'altro si è slussato la spalla, quello c'ha il problema agli adduttori, quello sta fuori del crociato, quell'altro si è fatto male al menisco, ci sta sempre qualcosa. Quindi arriviamo all'inizio stagione con un sacco d'assenti e già qui voglio dire io mi farei qualche domanda, eccetera, eccetera, perché poi bisogna farsi qualche domanda. Però la domanda è, ad oggi tu come vedi la Juve in campo? Cioè, ad oggi tu con Pogba fuori, no? L'inserimento di Di Maria è quello di Bremer, perché alla fine, ragazzi, gli unici titolari veri sono loro, no? Di Maria e Bremer, poi vediamo se gli altri riusciranno a guadagnarsi il posto, però Di Maria e Bremer sono titolari. La Juve è migliorata rispetto all'anno scorso? Leggermente sì, sia in difesa, insomma in difesa bisognerà vedere se Bremer, insomma, riuscirà a replicare le prestazioni di De Ligt, sia in attacco sicuramente siamo migliorati con Di Maria. Però siamo ancora in alto mare per tante cose. Cioè, non so se ti rendi conto, tu devi iniziare la stagione e ti mancano un sacco di cose. Ti manca un centrale di difesa, innanzitutto Mancino che sappia impostare, perché io sono convinto che Bremer debba giocare a destra. E che Bonucci oggi a 35 anni, dipende insomma dalle cose, però io penso che un centrale Mancino ci voleva. E manca perché manca. Manca un terzino sinistro, perché comunque il nostro terzino sinistro titolare, che è Alexandro, c'ha un sacco di problemi, non riesce a fare quello che deve fare e poi c'è il discorso relativo a questo giocatore che guadagna talmente tanto e non si può vendere. Comunque manca un terzino sinistro. Perché manca? Mi do un'occhiata a centrocampo e vedo che manca una mezzala sinistra perché sei costretta a rigiocare con Rabiot, perché adesso sei costretta a rigiocare con Rabiot visto che la maggior parte delle situazioni relative a Pogba sono ferme perché Pogba si è fatto male. Ti mancherebbe tecnicamente un giocatore davanti alla difesa, perché il giocatore davanti alla difesa tecnicamente ti manca. Perché tu stai adattando Locatelli, che lo sa fare, però comunque non è un vero giocatore davanti alla difesa. Ti mancherebbe pure un altro centrocampista in più, forte, di livello internazionale, e non lo vedo. Ti manca una punta di riserva per Vlahovic, perché comunque c'è Ken, ma non ho capito se lo tieni oppure no. Ti manca un'ala sinistra lì davanti, perché con 4-3-3 non puoi giocare senza. Insomma,
ti manca un sacco di roba. Ora, io non voglio fare il pessimista, non voglio essere quello che... perché io non, però devo chiedere, appunto, e devo dire che comunque ci dobbiamo dare una mossa a livello di mercato. Perché abbiamo fatto bene prima, prendendo Pogba, prendendo Di Maria, prendendo Bremer, cedendo, abbiamo visto De Ligt, abbiamo preso Bremer, abbiamo preso i giovani, tutto. Però comunque, raga, attualmente serve qualcosina di più. Cioè, io voglio vedere la Juve completa. La Juventus è una squadra che a distanza di... è ancora incompleta. Cioè, manca veramente... stiamo iniziando la stagione incompleti. E poi bisogna certamente avere come posso dire, bisogna avere anche la consapevolezza. Questa è una squadra che ha l'obbligo di cominciare a vincere. Noi non siamo la squadra, sai, le squadre quelle di metà classifica dove dice, vabbè raga, pazienza, mica non ti puoi sempre mettere sempre a lamentare. Ok, va bene, però tu quest'anno stai chiedendo all'allenatore una cosa. Cioè stai chiedendo di vincere lo scudetto, vincere la Coppa Italia e cercare di fare meglio in Europa. Ok, quindi stai cercando di fare qualcosa di più. Ora, se io voglio giocare con sto 4-3-3, e questa è l'idea dell'allenatore, l'idea pure nostra, vogliamo giocare con sto 4-3-3, dove sono i giocatori per questo 4-3-3? La mezzala si è fatta male, e quindi me ne devi prendere un'altra, o comunque devi prendere un altro centrocampista per permettermi di fare un altro modulo. Manca un terzino sinistro di spinta, e non me l'hai preso perché abbiamo lui, abbiamo anche un'ala sinistra. Cioè, quello che ti voglio dire è, o si velocizza, si comincia a lavorare in maniera un pochino più intensa, come si è fatto prima, oppure non va bene, perché la Juve mi sembra un po' ferma adesso. Cioè la Juventus adesso che cosa sta facendo? Sta cercando di vendere, ok? Non si vende nessuno, questa è una squadra che non riesce a vendere. Arthur non si vende, Alexandro non si vende, Rabiot non si vende, troppa gente inutile all'interno della squadra che non riesce ad essere funzionale al progetto. Quindi o si prende una squadra e la si porta poi a determinati livelli e si cerca, oppure raga, avviso già da adesso, non va bene, perché eravamo partiti col 4-3-3, abbiamo avuto tutto il tempo per prendere una alla sinistra e non vedo una alla sinistra, che è la mancanza principale per il 4-3-3, perché tu mi devi dire come io faccio a giocare in quel modo, nel frattempo che non rientri Chiesa, senza una alla sinistra. Cioè veramente non riesco a capire. A centrocampo va bene aver preso Pogba a zero, va bene, Pogba zero è stato un grande acquisto, però tu credi veramente che solo con l'acquisto di Pogba si possa fare un upgrade a centrocampo? Noi siamo talmente indietro a livello di centrocampo che qui servirebbero 2-3 acquisti importanti a centrocampo per portarti un livello superiore. Quello che ti voglio dire è dobbiamo cominciare a lavorare un po' più rapido, perché così non si può fare, capito qual è il discorso? Io voglio vedere la Juventus un po' più scatenata, un pochino più rapido, un pochino più Juve in questa parte del mercato. Abbiamo fatto benissimo prima, adesso ci siamo un po' fermati e non va bene. Fermati vuol dire che comunque ci siamo un po' immobilizzati sul mercato, raga. Io vorrei vedere, ripeto, acquisti. Poi raga, problema della difesa, io non me lo toglie nessuno. Allora, il discorso è, io vedo a sinistra delle cose che non vanno bene. Cioè, noi abbiamo una fascia sinistra che non si regge in piedi. È aperta a tutti, c'è sta fascia sinistra, ci manca solo allora quella non c'è niente, qui non c'è niente, qui chiunque attacchi possa segnare, cioè lui chiunque attacchi può segnare praticamente, perché se tu stai a aspettare che Alexandro ti fa una stagione decente, mi dispiace, sbagli. Cioè Alexandro è un giocatore che purtroppo attualmente non è più titolare della, cioè non può fare più il titolare della Juventus, lo devono capire tutti. E poi non sono neanche alternative, perché non è che se io guardo in giro, l'unica soluzione è quella di spostare Danilo a sinistra. Se non vuoi comprare un terzino, che comunque è una priorità, devi comprare giocatori di livello. Allora, o precompri il terzino, oppure sposti Danilo, perché qua Alexandro, un'altra stagione intera, non si può fare. A centrocampo, non mi portare un'altra volta, ragazzi, un'altra volta con Locatelli davanti alla difesa, Rabiot, perché lui giocherà al posto di Pogba. E poi chi c'è? Dall'altra parte Zaccaria, perché si è fatto male quella. Quindi no, questo vi sembra un centrocampo da squadra decente? Vi sembra un centrocampo di livello? A me no, raga, a me non mi sembra un centrocampo di livello. Allora ho portato pazienza fino adesso, abbiamo preso Pogba fino adesso, ma adesso Pogba si è fatto male. Io voglio vedere la squadra che si impegna per andare a sostituire Paul, perché altrimenti, ragazzi, sono problemi. Cioè non si può pretendere comunque di avere l'ennesima volta, cioè, lo stesso centrocampo l'anno scorso, lo stesso, nonostante l'allenatore abbia chiesto specificatamente determinati giocatori, determinati tipi,
Manca uno davanti alla difesa perché voleva spostarlo Capelli. Manca il sostituto. Allora, Pogba si è fatto male. Qual è la tua soluzione? Giocare con Rabiot? Cavolo, se dovevi giocare... Allora, durante la stagione, Rabiot è un giocatore che nel 2023 va in scadenza. Tu lo devi cedere quest'anno per guadagnare dei soldi. Perché comunque gli hai pagato uno stipendio. Quindi devi guadagnare qualcosa da Rabiot. Allora, lo vendi, però devi andare a comprare qualcun altro. Arthur, se deve andare fuori, perché finché non esce fuori Arthur, non si arriva bene a giocare bene. Perché comunque Arthur è un giocatore che occupa una marea di soldi nel bilancio, che se tu lo mandi via... potrebbe fare aperto, voglio dire, un affare aperto, un prestito, eccetera, eccetera, potrebbe fare la differenza. È come se uno si mette a parlare e dice no, perché Arthur occupa un botto, insomma, una marea di soldi all'interno del bilancio, perciò io ti dico, bisogna cedere Arthur. Dal momento in cui si comincia a cedere Arthur, allora si può cominciare a lavorare in maniera diversa, si può cominciare a fare la differenza in campo, si può cominciare a prendere giocatori, ma finché tu non cedi Arthur e Rabiot, che occupano una marea di soldi, tu centrocampo te lo devi rimanere così. E non è che noi possiamo giocare un'altra volta con lo stesso centrocampo. Ma è possibile che ogni anno si arriva sempre a parlare delle stesse cose con lo stesso tipo di centrocampo? Quando capiremo? Mai, perché quando niente? Quando niente, ragazzi? Il quando c'è il niente, perché comunque noi non capiremo e non riusciremo a capire mai che cosa ci serve a centrocampo. Basta, ragazzi, il mercato è aperto, perché comunque è aperto, dobbiamo cercare di fare la differenza, e basta, dobbiamo cercare di prendere giocatori importanti. E poi al centrocampo, lascia perdere tutti questi giocatori di medio livello che mi stai a proporre, o prendi giocatori importanti, o non prendi nessuno e ti rassegni a fare l'ennesima stagione da quattro soldi, perché questa è... Cioè, è aperto il mercato, usa il mercato, entra nel mercato, sii un po' più veloce. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti un pochino cosa ne pensate voi.